Ciao amici del Game Over e bentornati sul nostro canale. Dopo questa piccola pausa estiva che ci siamo presi, torniamo per parlarvi delle uscite fisiche del mese di settembre. Prima di cominciare vi ricordo però che con la nostra tessera avete sempre il 10% di sconto su tutti i pre-order. Ma adesso cominciamo perché le uscite di settembre sono veramente tantissime. Iniziamo! Visions of Mana. Dopo 15 anni di silenzio, ecco un nuovo capitolo di questa intramontabile saga JRPG, che racconta la storia di un viaggio epico verso l'albero del Mana. Il vivace scenario semi-aperto del gioco contiene mostri adorabili ma feroci, da affrontare con poteri elementali in battaglie tridimensionali. Durante l'avventura con gli amici incontrati lungo la strada, inizieremo a scoprire la verità sul mondo. Dobbiamo rassegnarci al nostro destino? Un nuovo racconto di Mana inizia qui, con il ritorno alle origini di questa classica serie fantasy. Star Wars Outlaws. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, usciva, da pochi giorni in realtà, un altro gioco di Star Wars, questa volta però prodotto da Ubisoft. In questa storia sei una canaglia che vive sul filo del rasoio. Sfodera il blaster, usa congegni e tattiche furtive per superare i nemici o aspetta il momento giusto per creare i diversivi e avere la meglio. Sfreccia in sconfinati paesaggi planetari in sella al tuo speed. Esplora mondi di ogni tipo con vivaci città e taverne. Su ognuno di essi ti aspettano nuove avventure, sfide uniche e allettanti ricompense, se accetterai di correre il rischio, tenendo a mente però che la tua reputazione cambierà in base alle scelte che farai. Ai comandi della tua nave, la Trailblazer, ingaggia entusiasmanti combattimenti spaziali con l'impero e non solo. Decidi di volta in volta quando inseguire, fuggire o attaccare per spuntarla sugli avversari. Che ne dite? Gliela diamo una chance a questo Outlaws? Astrobot. Quando la nave madre PS5 e Astro vengono attaccati dai suoi nemici galattici di vecchia data, la situazione si mette male. Con la nave spaziale a pezzi e l'equipaggio disperso nello spazio, tocca ad Astro entrare in azione. La missione è quella di salvare l'equipaggio e riparare la nave madre. Per farlo, i giocatori dovranno affrontare più di 80 livelli, esplorando galassie e pianeti dagli scenari unici. A livello di gameplay e di ingaggio del giocatore, il gioco vede un forte upgrade nei confronti di Astro's Playroom, con nuove abilità che permettono stili di gioco personalizzati ed un divertimento garantito. Inoltre, saranno presenti molti più cattivi e il gioco prevede un boss da sconfiggere alla fine di ogni galassia. Astrobot non è solo un platform avvincente con forti contaminazioni di adventure game, ma è anche una vera e propria celebrazione di PlayStation e del suo ecosistema. Infatti, nel gioco saranno presenti moltissimi riferimenti volti a celebrare Sony e le sue IP più iconiche. Infine, Astrobot permette di fruire al massimo di tutte le feature di PS5, come feedback aptico, grilletti adattivi e audio 3D. NBA 2K25. Domina i campi dell'NBA con il realismo e l'autenticità di ProPlay, la tecnologia next gen studiata per darti il controllo totale. Crea il tuo stile inimitabile ed esplora una città completamente nuova dove le opportunità sono dietro ogni angolo e mostra le tue abilità nel basket da strada competitivo. Gioca nei panni delle tue superstar NBA preferite e rivivi i momenti decisivi della storia del basket in un'esperienza da realismo senza precedenti. Rendi omaggio alle leggende del passato in La mia carriera, battendo i loro record. E se tutto questo non ti basta, prova la sfida definitiva. Diventa un manager NBA, gestisci la tua squadra e punta alla vittoria del campionato stagione dopo stagione. La gloria ti attende. Quale strada sceglierai? Warhammer 40.000 Space Marine 2. Abbiamo dovuto aspettare la bellezza di 13 anni per poter vestire nuovamente i panni di uno Space Marine, il più grande dei guerrieri dell'Imperatore, e finalmente l'action in terza persona più violento dai tempi di Gears of War torna in grande stile con questo secondo capitolo. Scatena abilità letali e un arsenale di armi devastanti per annientare le implacabili orde di tiranidi, bioforme simili agli xenoformi di Alien, ma più brutti.
tieni a bada gli orrori della galassia in epiche battaglie su pianeti remoti. Scopri oscuri segreti e respingi la notte eterna per dimostrare la tua massima lealtà all'umanità. Ascolta il richiamo della battaglia. Nella tetra oscurità del lontano futuro, prenota la tua copia e... scusate, c'è solo la guerra. Test Drive Unlimited Solar Crawl. Questo gioco viene presentato come un'esperienza di socialità e stile di vita che ridefinisce il concetto dei giochi di corse con mondo aperto. Esplora l'isola di Hong Kong, riprodotta integralmente, compresi tutti i suoi principali edifici e punti di riferimento. Sfreccia su auto eccezionali e assapora la vita all'insegna dello sfarzo. Cicli giorno-notte e meteo dinamico, tantissime missioni in solitaria o multigiocatore online sembrano far ben sperare. The Last Faith. Basato su combattimenti spietati e precisi, The Last Faith è un mix di Metroidvania e Souls-like, con una vasta gamma di esecuzioni personalizzate da eseguire. Questo action 2D somiglia molto ai validissimi Blasphemous nell'estetica, ma promette in aggiunta un formidabile arsenale di armi da mischia, incantesimi arcani e armi da fuoco a lungo raggio, che ti permetteranno di tracciare la strada a modo tuo. La splendida pixel art raffigura un imponente paesaggio gotico da esplorare viaggiando in un modo non lineare lungo montagne spolverate di neve e castelli illuminati dalla luna. Entra nel mondo devastato di The Last Faith nei panni di Eric, che si risveglierà senza alcun ricordo del suo passato, ma che ben presto scoprirà in una corsa contro il tempo mentre la sua mente e la sua coscienza iniziano a deteriorarsi. Il suo destino di salvezza da questa afflizione lo porta in una missione maledetta che incrocia antiche religioni e divinità. Enotria, The Last Song. Dopo una lunga attesa, possiamo metter mano alla versione finale di quello che è rappresentato come il Souls-like estivo, Enotria, The Last Song. È un gioco in stile Souls, ispirato al folklore italiano e pieno di pericoli. Il mondo è tormentato dal canovaccio, una commedia eterna che lo mantiene in una stasi soprannaturale. In quanto senza maschera, non hai un ruolo predefinito da seguire e sei il padrone del tuo destino. Sconfiggi i temibili drammaturghi dietro questa piaga e libera il mondo dalle sue catene, sfruttando il potere di Ardore. Tre regioni principali, oltre 40 ore e oltre 100 nemici diversi ti aspettano in un territorio bellissimo e soleggiato, che però nasconde oscuri segreti dietro le sue facciate luminose. Indossa le maschere dei tuoi nemici sconfitti per assumere i loro ruoli e accedere a nuovi mondi di gioco, ognuno con i propri punti di forza e di debolezza. Personalizza e alterna tre set di equipaggiamento ogni volta che vuoi affrontare qualsiasi situazione. Canalizza il potere di Ardore per alternare dinamicamente la realtà, alternando strategicamente gli stati ambientali per risolvere enigmi, scoprire segreti, attraversare un mondo in decomposizione e ottenere un vantaggio in combattimento. Disney Epic Mickey Rebrushed. In questo bellissimo remake di un classico platform 3D, manda Topolino in un viaggio epico attraverso Wasteland, un regno di personaggi Disney dimenticati. Nei panni di Topolino, armato di vernice e diluente, darai forma alla tua avventura e al destino di questo mondo alternativo. Ogni tratto del tuo pennello è magico ed è importante. Usa la vernice per ripristinare la bellezza e l'armonia, o il diluente per alterare l'ambiente e scoprire segreti nascosti. Le tue scelte influenzeranno il destino di Topolino e cambieranno l'esito di questa odissea artistica. Incontra vari personaggi iconici Disney, raccogli spille virtuali, affronta sfide creative e scopri segreti, il tutto mentre esplori classici livelli platform ispirati a film d'animazione e cortometraggi. Diventerai l'eroe epico di cui Wasteland ha bisogno? Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered starring Lara Croft. Gioca ai primi tre capitoli originali del PS1 di Tomb Raider. Per la prima volta in assoluto, vivi l'esperienza completa su piattaforme moderne con questa collezione definitiva contenente tutte le espansioni ed i livelli segreti. Scopri i tesori del mondo antico risolvendo puzzle e svelando misteri andati persi nelle sabbie del tempo. Segui Lara Croft in giro per il mondo e affronta con lei nemici immortali e temibili miti.
Vivi i classici in una grafica moderna, con la possibilità di passare all'aspetto poligonale originale in qualsiasi momento. Ma, soprattutto, gioca con comandi moderni di controllo del personaggio, oppure divertiti a creare nuove e mirabolanti imprecazioni utilizzando i comandi classici dei giochi originali. Lollipop Chainsaw Repop. Imperdibile remaster del gioco omonimo uscito nel 2012, ideato dalla mente geniale di Suda51. Questa edizione include un comparto grafico migliorato con risoluzione aumentata in Full HD e tempi di caricamento ridotti, miglior bilanciamento del gameplay e una serie di piccole ottimizzazioni per migliorare l'esperienza. Viene aggiunta anche la modalità Repop, che usa nuovi colori e filtri. Ci saranno poi 30 costumi nuovi, 4 nuovi colori dei capelli e 4 nuove motoseghe, oltre a una modalità Time Attack con classifiche. Una bella occasione per riscoprire questo divertentissimo e folle action in terza persona. Monopoly. Vabbè, se non sapete cos'è Monopoly, probabilmente dovreste chiamare qualcuno a cambiarvi il pannolone. Questa è l'ennesima rivisitazione del gioco da tavolo più famoso al mondo. Ha senso probabilmente solo per la funzione di gioco online, altrimenti, per lo stesso prezzo, comprate la versione originale in scatola. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Dopo quasi 40 anni dal primo episodio di questa saga, i giocatori potranno per la prima volta vestire i panni della principessa Zelda e magari per una volta azzeccare il nome del protagonista. Gli abitanti di Hyrule stanno scomparendo, inghiottiti da strani squarci che sono apparsi all'improvviso, e fra le vittime c'è anche un certo spadaccino. Così tocca alla principessa Zelda entrare in azione per salvare il suo regno. Fai squadra con la misteriosa fata Tri e usa il potere del bastone di Tri per imparare a creare repliche, ovvero riproduzioni dei personaggi e degli oggetti in cui ti imbatti nel mondo. Una volta appresa la tecnica, potrai creare repliche in qualsiasi momento per risolvere enigmi e sconfiggere i nemici. Sfruttando il motore grafico mega puzzettoso del capitolo remake Link's Awakening per Switch, questo titolo promette davvero molto molto bene. Non vediamo l'ora di scoprire tutti i suoi segreti. EA Sports FC25. It's in the game. È FIFA ma con un altro nome ed esce anche quest'anno. Fine. No dai, scherzo. Nella versione di quest'anno, tra le novità, avremo per la prima volta la carriera femminile e la modalità Rush 5 vs 5. Un nuovo modo di divertirti con gli amici creando una squadra composta da 5 elementi con un massimo di 3 amici che controllano ciascuno il proprio giocatore preferito in tutte le modalità storiche della serie. Looney Tunes Wacky World of Sports. Finalmente il ritorno dei Looney Tunes. Competi contro amici e familiari con la squadra Looney Tunes a basket, calcio, golf o tennis. Gioca a modo tuo, da solo o in modalità cooperativa locale per 4 giocatori e scegli i personaggi che meglio si adattano al tuo stile di gioco. Evita ostacoli folli e ottieni potenziamenti per provocare il caos mentre controlli le tue star preferite dei Looney Tunes. Scatena l'intero arsenale di Acme e distruggi i tuoi avversari nei modi più stravaganti possibili, ma fai attenzione alle incudini che cadono. One Last Breath. In questo titolo davvero particolare vivremo una storia di disperazione ma anche di speranza. Il mondo post-apocalittico di questa avventura 2.5D è ormai in declino, ma i poteri di Gaia potrebbero essere sufficienti a riportare la vita. Non sarà facile però, molti temibili mutanti ti daranno la caccia senza pietà. Usa i tuoi poteri soprannaturali per risolvere diversi tipi di enigmi ambientali, scoprendo cosa è successo all'umanità mentre esplori in un mondo meraviglioso ma doloroso. Nel frattempo non dimenticare di prenderti cura del nostro pianeta nella vita reale. Reinatis. Reinatis è un nuovissimo gioco di ruolo azione ambientato tra le strade di Shibuya a Tokyo. In un mondo in cui la fantasia incontra la realtà, i cittadini temono la magia e il suo potere, costringendo i maghi a nascondere le loro capacità sovraumane o a fare i conti con l'oppressione. Marin, un mago alla ricerca della libertà e che non ha paura a utilizzare anche la forza, si dirige a Shibuya, dove incontra Sari, un ufficiale della MEA, un'organizzazione che si occupa di tenere sotto controllo i maghi. Celate la vostra magia per esplorare la città come un normale civile e fare acquisti o missioni, oppure usate i vostri poteri per raggiungere nuovi luoghi e combattere chi vi ostacola. Ognuno dei 6 diversi personaggi giocabili ha abilità uniche, dalle evocazioni agli attacchi aerei.
Combattete perciò in cui credete in questo affascinante gioco di ruolo a cura del famoso director Takumi e con le musiche di Yoko Shimomura. Fabledom. Da un piccolo villaggio a un vivace regno delle fiabe, Fabledom offre un modo accessibile e intuitivo di giocare ai City Builders. Il gioco è facile da imparare e giocare per chiunque, ma può comunque offrire una sfida per i giocatori più esperti. Ambientato in uno strano mondo in cui le fiabe diventano realtà, sarai testimone della crescita del tuo villaggio. Segui la vita dei tuoi cittadini e osserva l'ascesa e la caduta delle tue relazioni con i regni vicini. Vivi in un mondo da favola pieno di maiali volanti, giganti, gnomi e molto altro ancora. Esplora ogni angolo di questo mondo magico, ma fai attenzione alle sorelle streghe e al drago incombente se non vuoi che il tuo regno diventi esso stesso un racconto ammonitore. Costruisci la tua economia, scambia risorse rare per crescere ed evolvere. Fabledom offre numerosi modi per interagire con altri regni. Il modo in cui gestirai la diplomazia determinerà i tuoi progressi. Siete pronti a costruire il vostro villaggio da favola? E siamo arrivati alla fine del video, amici. Questa volta un sacco di nuove uscite per il mese di settembre. Grazie per essere rimasti fino a qui con noi. Se volete farci sapere la vostra, potete lasciare un commento qui di sotto o se volete magari dire qual è il titolo che aspettate di più per il mese di settembre, lasciate appunto qui un commento. Mettete un mi piace se volete e se vi siamo piaciuti. E se non volete perdere i nostri prossimi video, iscrivetevi al canale e mettete la campanella. Grazie ancora, amici, e alla prossima. Ciao ciao!